Amici di Sanpei, ciao a tutti! Questa mattina, ragazzi, io volevo andare a pescare, avevo belle preparato le canne, però sono uscito fuori di casa e ho visto che purtroppo pioveva. Sentite qua. Niente, dovrò cambiare i miei programmi. Quando non c'è verso andare a pescare, l'unica cosa da fare, ragazzi, che ci fa sentire un po' in pesca, sapete cos'è? Sistemare la nostra attrezzatura da pesca, controllarla, pulirla, oppure anche dedicarsi a qualche autocostruzione, giusto? E in effetti, con un tempo così, mi sa che è l'unica chance che ho oggi per sentirmi in pesca. Ma sapete, ragazzi, cosa oggi voglio andare a costruire? Voglio costruire un cucchiaino ondulante, un cucchiaino un po' diverso, un cucchiaino che possiamo utilizzare benissimo con la bombarda. Non ci credete? Bene, o state a vedere allora, ragazzi. Prima di andare avanti con il video, voglio ricordare a tutti, ragazzi, che potete scaricare tranquillamente i primi capitoli dei miei libri dal mio sito. Sono completamente gratis, ragazzi. Yuhuu! Qualcuno di voi può dire, Lelio, t'ha ragione, ma sapessi come fare a costruire qualcosa, lo potrei fare anch'io. Bene, ragazzi, ecco che arriva l'aiuto, il mio ultimo libro. Il manuale di pesca fai da te, in cui tutti possono costruire tranquillamente canne da pesca, che siano fisse, da spinning, che siano da light rock fishing, oppure costruire galleggianti di tutti i tipi, galleggianti all'inglese, piombato da mare, scorrevole, oppure anche dei rotanti, degli artificiali ondulanti, delle mosche, dei minnow, tutto di più, ragazzi. Non ci credete? Bene, se a qualcuno può interessare, guardate tranquillamente questo libro. Guardate qua, ragazzi. Vedete, qui parla bene del cucchiaino, è solo un piccolo esempio, uno fra tanti, come costruire il cucchiaino ondulante. Qui dice dei materiali occorrenti, attrezzi consigliati. Guardate tutti questi disegni, questo è uno schema ben preciso, come fare a costruire l'ondulante che adesso io andrò a costruire. Guardate qua questi vari passaggi, ragazzi. Vedete, questa è la forma finale, naturalmente potete colorarlo a vostro piacimento. Questa, ragazzi, è soltanto una delle tante idee. Bene, adesso andiamo nel mio laboratorio e incominceremo a costruire l'ondulante. L'ondulante da bombarda, o come sarà? Bene, state a vedere. Eccomi qua, ragazzi, vi ho portato nel mio atelier. Naturalmente tutti abbiamo a disposizione un angolo nella nostra casa, che sia un garage, un'autorimessa, un piccolo stanzino, comunque un posto dove tranquillamente possiamo dedicarci alla costruzione dei nostri piccoli oggetti. Io vi ho detto anche l'atelier perché, oltre a dedicarmi alla pesca, mi dedico con molta passione anche alla pittura. Come potete vedere, questo è il mio angolo di atelier, la mia valigetta da pittore, i miei cavalletti, ne ho diversi come potete vedere, alcuni quadri che ho fatto io tempo fa. Ma naturalmente, ragazzi, io non vi ho portato giù per farvi vedere i miei quadri, sono convinto non possono interessare solo a pochissimi, può interessare qualcosa, ma voglio farvi vedere le mie costruzioni. Quindi, ragazzi, guardate qui, questi sono gli ondulantini che mi sono autocostruito da me. Guardate qua, li ho colorati da me, ad alcuni ci ho messo l'amo senza ardiglione, qui ci ho messo una semplice retina sopra incollata con latte. Guardate qua. Adesso vedrete anche voi come fare
un piccolo ondulantino adattissimo per la bombarda. E con che materiale l'ho fatto? Guardate qui ragazzi, questa è una semplice lamierina di quelle che servono per tenere ferme le docce, quelle che raccolgono l'acqua piovana che scendono dal tetto. Era solo una fascetta tonda che l'ho raddrizzata e adesso vi farò vedere come farò l'ondulante. Guardate qua ragazzi, questo ondulantino è lungo 4 cm come potete vedere. Bene, allora noi misureremo 4 cm su questo pezzo di lamiera. Prendiamo un righello, un pennarello e faremo un piccolo segno a 4 cm. Io non farò altro che prendere un paio di grandi forbici che tagliano molto bene e taglierò. Ecco qua ragazzi, questo è un piccolo pezzo di lamiera che adesso gli darò la forma di un ondulantino. Guardate qua come faccio. Prendo sempre il pennarello, farò un puntino da una parte e un puntino da un'altra, come potete vedere. E adesso gli farò una silhouette più da ondulante. Ecco qua ragazzi, guardate, più o meno l'abbozzo è così. Io non farò altro che tagliare sempre con queste forbici. Naturalmente io sto usando delle forbici, poi potete usare benissimo qualsiasi altra cosa che avete. E vi faccio vedere dei materiali molto semplici, proprio il minimo indispensabile. Quindi se voi avete un'attrezzatura più indicata, ma ancora meglio ragazzi, solo per farvi vedere che con qualsiasi cosa possiamo fare di tutto. Questa è la forma abbozzata. Adesso prenderò il trapano e farò due buchi, uno di qua e uno di là. Adesso non faremo altro che fare un piccolo forellino. Forellino l'abbiamo fatto. Guardate, ecco qua ragazzi, guardate qua, adesso non ci rimane che prendere una lima a ferro, come potete vedere, e lisciarlo un po', levigarlo molto bene. Questo sarà un lavoro molto veloce. Ecco, adesso l'ho lisciato da tutte le parti e guardate che bel colore lucido che si veda bene. Vedete, a lisciarla con la lima a ferro è venuto abbastanza bene, però vi consiglio di fare una cosa: anche se è molto lucido inizialmente, una volta che sarà in acqua tenderà a scurirsi, quindi conviene prendere della vernice argentata. Guardate qua ragazzi, io qui c'ho un tipo di vernice effetti speciali color argento e adesso gli darò una mano di argento. Adesso non ci rimane che aspettare ragazzi,
daremo il tempo che secchi e poi lo verniceremo anche dall'altra parte. Ecco qua, io penso che a questo punto il nostro ondulantino è già secco. Da una parte è venuto argentato, adesso lo coloreremo di bianco dall'altra parte. Un piccolo pennellino e incominciamo a dargli il bianco. Naturalmente adesso aspetteremo che secchi e poi passeremo alla fase successiva. Il nostro piccolo ondulantino è già seccato, da una parte color argento, vedete, e da una parte bianco. Adesso cosa c'è da fare? C'è da dargli una piega un po' ondulante, come una banana. Basta prendere delle piccole pinzette e piegarle. Piegarlo da una parte in giù, vedete, ondulante in giù, tipo una banana, un po' piegato. E dall'altra parte all'incontrario. Ecco fatto. Guardate qua ragazzi, guardate la piega com'è. Vedete? Dall'alto va in basso e diritto e poi va dall'altra parte. Quindi guardate, la forma è questa. Durante il recupero avrà un movimento molto naturale, sembrerà un piccolo pesce. Potrebbe bastare anche così, perché i colori migliori per pescare con l'ondulante sono l'argento, il bianco, il rosa chiaro, l'azzurro chiaro, il verde chiaro, colori molto chiari, specialmente nei cambi di luce. Naturalmente se qualcuno vuole dargli un aspetto un po' più intrigante, vi farò vedere un piccolo trucco. Guardate cosa utilizzeremo per colorare meglio il nostro piccolo ondulante. Guardate qua ragazzi, che ne dite di questa, di questo disegno all'ondulante? Guardate, questo è un modello e questo è un altro. Guardate bellino. Ma sapete cosa ho impiegato per realizzare questo piccolo ondulante? Guardate qua, ci ho messo un amo senza ardiglione e un piccolo anellino. Per fare questa quadrettatura, chiamiamola quadrettatura, guardate cosa ho impiegato io. Un piccolo pezzo di rete, di quella di plastica, leggermente colorata di nero. Adesso guardate cosa fa. C'è da prendere il nostro ondulante che abbiamo fatto, metterlo su un pezzo di legno, prendere quella retina nera che vi ho fatto vedere e fissarla su un pezzo di polistirolo, di plastica, quello che avete voi in casa. Guardate qua ragazzi, questo è uno, questo è il terzo chiodo e il quarto chiodo, tanto per tenerla ferma. Vedete qui ragazzi, guardate cosa c'è da fare ora. C'è da prendere il magico attack ragazzi, o qualsiasi colla rapida va benissimo. Basta versare qualche goccia ecco qua, tenerla stessa bene sopra, passarla dappertutto, vedete ragazzi. Ci aiuteremo con un piccolo pernettino o un cacciavite stondato, è uguale. Vedete? Piano piano l'atta che tirerà. Questa rete di plastica rimarrà attaccata. Bene, è dato uniformemente dappertutto. Non ci rimane che aspettare. Guardate qua quanti modelli, questi colorati con il pennello, guardate, di vari colori li ho fatti. A questo ci ho messo la rete sopra di plastica, anche a questo bianco,
e questo è l'ultimo, che adesso toglieremo la retina e gli daremo un aspetto un po' più da ondulante. Ecco qua, guardate ragazzi, questo è l'ultimo ondulantino che è stato fatto, c'è ancora la retina sopra, e io cosa farò? Prenderò delle piccole forbici e taglierò la rete intorno. Guardate qua. Bene, terminato gli ultimi lavori di rifinitura, guardate qua. Guardate ragazzi come è stato semplice, vedete? È uguale a questo. Questo, con della semplice rete appoggiata sopra e fissata con l'altra. Naturalmente io ho usato una rete nera, una rete blu. Potete usarla di qualsiasi colore ragazzi, guardate qua, guardate quanti colori diversi è stato fatto, che dite? Niente male, non vedo l'ora di provarli al mare ragazzi, li proverò naturalmente con la bombarda. Questi sono dei semplici ondulanti abbastanza leggeri, quindi con la bombarda potremo lanciarli anche a grandi distanze. Che ne dite ragazzi? Ma avete visto da un semplice pezzo di lamiera che ondulantini abbiamo fatto? Quindi ragazzi, quando capita delle giornate piovose non è il momento di scoraggiarsi, ma anzi possiamo dedicarci alla costruzione di qualcosa che ci piace fare. Ok, naturalmente tutto che riguarda la pesca. Bene ragazzi, vorrei salutare tutti gli amici di Sanpei, questo è un favoloso gruppo che si trova sia su Telegram e su Facebook. Ciascuno può mettere delle foto delle proprie catture dei pesci, dei posti dove va a pescare, della propria attrezzatura, può chiedere dei consigli e darli naturalmente a chi ne ha bisogno. Ok ragazzi, ma c'è anche un altro gruppo su YouTube che vorrei salutare tutti in modo particolare, siete talmente tanti, mi raccomando, seguite sempre il mio canale, iscrivetevi e ci sarà sempre ragazzi delle belle novità. Come potete vedere oggi c'è stato l'ondulante, chissà cosa ci sarà la prossima volta, seguitemi e lo vedrete. A presto ragazzi, ciao a tutti, yuhu! E che Sanpei sia con noi, ta 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 ta.